Ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Siamo nella nuova zona, nel deserto. Dobbiamo raggiungere un tempio che però è insediatissimo e dobbiamo trovare un modo per superare tutte le trappole del caso. L'ha mancato, grandissimo. Però perché c'è Drago che sta morendo? Nina? Ok. Ora, qui in questa zona mi sembra di aver visto una città. E che palle. Come questi sono resistentissimi, porca vacca, e fanno anche un male boia. Grande, è un andato. Perfetto. Vai, Drag. Che culo. Va bene. Da queste parti, se non mi ricordo bene, l'oceano Flora has dropped. Bo abbandona l'idea di entrare in mare. E che ca... Oh, sono tornati gli slime. Però dovrebbero morire subito, infatti. Ciao ciao. Se ne ha fatti dai. E qua è tutto bloccato, c'è una spiaggetta. È qui che c'è una città. Posso scappare per favore? Grazie. Eccola là. Però qui non ne so come fare per passare. Non c'è maniera per passare di qua, quindi dovremmo fare tutto un giro assurdo. Vabbè, ci studiamo questi perché altrimenti dopo. Bene, tanto ci teniamo in allenamento possibilmente. Vabbè, questo è uno. Non abbiamo avuto culo, quindi lo andiamo a distruggere subito. No, questa volta no. Con un altro mostro, attenzione, è vero che serve cura. Senti, oggetti, utilizziamo una pal 3, così almeno per un po' non abbiamo mostri. Allora qua, ah, di notte! Che cos'è sta roba? C'è una roba che si muoveva, avete visto? Questa è Arad. Arad! Oh, senti la musichetta, bellina. Ho cercato la città che si muove, ma non l'ho trovata. Io sì. No, ma non ne si può entrare. Vorrei tanto delle noccioline, ma sulle palme non crescono. Il sindaco ha il flauto. Puoi usarlo per far apparire un ponte sopra le sabbie mobili di cripta. Sabbie mobili di cripta. No, giuro che questa musica veramente mi spaccherà le orecchie. Ma cripta? No, ma è veramente una città che si chiama cripta? Hai sentito della città che si muove nel deserto? Sì, l'ho vista. Arad è una zona desertica, ecco perché i draghi neri non si fanno vivi. Paltre non ha più effetto. Vabbè, ci credo. Ancora qua.
Non c'è niente, quindi usciamo. Qua c'è un laghetto. E niente, entriamo nella capanna grande, vediamo. Il gigantesco verme della sabbia appare ad ogni luna nuova. Ti darò il flauto se lo distruggerai, ok? Sì. Quando il verme della sabbia appare, si mangia le nostre capre. Ci sarà la luna domani. Aspetta, luna nuova domani. Ok. Meno male che dormiamo. È tutto nelle tue mani ora. Ok, siamo pronti a combattere. Dov'è il mostro? Ora, questa cavolo di città. Scusate? No, ma non... No, non è quello il mostro. Non è questo il mostro. È quella la cripta. Dovremmo trovare un modo per... Qualcosa mi dice... Come falli... Stai scherzando? Oh, livello 19. Va bene, meglio così. Ma io questa città non è... posso arrivare e dormire un'altra volta, per favore? Sì, ecco il flauto. Che palle, ho capito? Aspetta. Ah no, c'è una cassa, ma non la posso usare. Ma che? Non ne posso dormire? Ma sai che cosa vuol dire? Vabbè, lui... No, e basta. Questo cos'è, un campo? Ok. Se niente. Siamo entrati anche qui, sì. Cioè, è tutto uguale, queste case, tutto uguale. Ok, adesso io vorrei sapere, il mostro... Guardala! Vieni qua, bastarda. Boh, io non ne so neanche... Cioè, ok, ha parlato di un mostro, ok. E dov'è il mostro? Perché qui comunque ci sono solo... mostri normali qui. Ok, ho capito che cosa fare. Siamo qui, ragazzi, in cui c'è questa tenda dove, tra l'altro, non ci siamo ancora stati, dove possiamo dormire, che tra l'altro è gratuito, quindi non spendiamo niente, che è questa qua. Ok, ragazzi, il mostro non si trova fuori, ma è bensì qui dentro al villaggio. Quindi quello che bisogna fare, ragazzi, è, vabbè, usiamo lo speed, perché deve farsi notte, ok? Ok, più notte di così, e siamo pronti. Attenzione, eccolo. Attenzione, questo è un boss, ragazzi, Diciamo di fare hold se ci riusciamo. Paralyze. E non ci riesce, no, infatti. Non è può riuscirci. 80? Però ne ha di vita.
Vediamo se con Frost dovrebbe fare più danni. Assolutamente no. Questa proviamo con Flame. Insomma, critico! Sandworm si alza. Attenzione. Ok, ce la stiamo cavando bene. Proviamoci un'altra volta, se riusciamo a paralizzarlo. Ok, no, niente. Morto? Che cazzote cattivo. Grazie mille. Accetta il flauto come segno della mia gratitudine. Il flauto è nello scrigno. Ricevi flauto. Ok, e ora con questo flauto? Il flauto è nello scrigno. Sì, ok, l'ho preso. Oh, ma tutti dire che è nello scrigno. L'ho preso. Aspetta. Allora. Flauto. Rileva punti nascosti. Va bene, comunque qui al momento abbiamo finito. Teoricamente sì. Aspetta. Adesso proviamo a utilizzare il flauto. No, non credo che... No. Ok, eccoci qui. Questa è la cripta e adesso con il flauto dobbiamo metterci qui e suonare. Ok. Siamo pronti. La cripta. Ok, finché non abbiamo le chiavi, queste porte proprio non le dobbiamo cagare di striscio. No, ma sei serio? Eh? Ma che... Aspetta, ma è normale che diamo così poco danno? Ok, che magari avranno una difesa super mega alta, ma così si esagera adesso. Alleluia, però porca miseria, quanti punti ci dà? Quanti punti ci danno? Allora sì, ora sì, ne vale la pena, ne vale la pena. Guarda qui che cacchio di giro dobbiamo fare. Va bene, questa volta facciamo il turbo, se almeno... Lascia Gok M. Ok. Oh, scorpione. Grande! Buttiamoci giù. Io direi di fare una piccola cura. Ok. Molto grande.
Ok, ora dove si deve andare? Sì, e poi? Queste dobbiamo combattere per forza, perché la probabilità di scappare è veramente bassa. Non ne sono mai riuscito a scappare con queste maledette le mosche. Ok, chi è che è salito al 19° livello? Boh. Sì, penso boh. Dai, però, che cazzo. Sì, poi... a questo punto mi hanno andato anche Alduin e siamo a posto, no? Dai. Oh, qua stiamo già morendo, eh. Magia. Ok. Mi dispiace, ma dobbiamo per forza usarla. Aia, 50 punti danno. Porca vacca. Ma che... Ok, dove siamo? No. E per forza adesso qua da quanti mo... Ah no, non ci sono mostri. Ah, ecco. Cioè, adesso noi dobbiamo trovare l'uscita. Cioè, come riusciamo a trovare l'uscita adesso qua? Cioè, è troppo casino. Ok, se non è qua, vuol dire che è in centro della stanza più o meno. Io non vedo nulla. Che cazzo. Aspetta, come faccio a salire? Oh. Non posso neanche utilizzare warp? Neanche. Ok, c'è questa cosa, ma... No, io mi sparo. Va. Sì, ciao, è stato bello. Allora, se questa cosa qui, magari se... Che palle! Andiamo a sinistra. Aspetta, ma non c'era prima questa? Non c'era? Vabbè, allora lo fai apposta, che cazzo. Allora, qui non andiamo perché c'è una... trappola. Perfetto, proseguiamo per di qua invece. Di qua cosa c'è? Che palle ste mosche. Qui si scende. Non so se è una buona idea.
ci sono anche dei topi. Ma non è che... Di solito in posti come questo si sale. Quindi non so perché si debba scendere. Vabbè. Aie. Che roba è? Distruggi la roccia. Solo allora potrei prendere il Birang. Dobbiamo distruggere la roccia. Ok, forse non adesso, vabbè. Proseguiamo. Sempre sti cacchio di Robi. Papà che mi fanno un male terribile. Dai, la tua cesta almeno, che cazzo. Ecco. E sviene. Allora, si può sapere adesso con tutta questa cosa. Anello ci aumenta di più, però la velocità cade di 1. Mm. 98. Ma però anche lei. Io credo sia meglio che lo usa lui. Ok, perché è tipo quello con la difesa più bassa, quindi secondo me è meglio se lo tiene lui. E ci siamo quasi. Siamo quasi. Grande. Quasi 1000 di esperienza. Perché c'è un occhio qua? Andatevene, qui non siete graditi. E fallisce. Fermi là. Un altro intruso è riuscito a fuggirmi. Ma non sarete così fortunati. Aia. Quanta vita c'è questo? No, vabbè. Aumenta l'attacco. Vai. La difesa. Forza. Ok. Perfetto. Mettiamo l'agilità. Ok. È quasi morto.
proviamo a fare a paralyze, anche se ne dubito. E infatti AESPY si alza. Aia, aia. Ok, ma stiamo resistendo. Ok, ancora uno. Occhio. Ok, e un altro boss è andato. Ah, siete solo miseri umani. Non ne dovreste essere così potenti. È esploso tutto. Ok, allora ragazzi, un attimo prima che qua succeda il delirio. Ok, allora ragazzi, direi che per questo episodio di Breath of Fire direi che è tutto. Nel prossimo episodio andremo avanti nella cripta. Scenderemo giù per quelle scale e vedremo se dobbiamo affrontare un altro boss. E poi questo qua ci ha detto che c'è un altro umano che però gli è sfuggito. Quindi vediamo se riusciamo a incontrarlo. E poi... boh, chissà, ma magari potrà anche unirsi alla nostra squadra come ha fatto Nina e Boh. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo, cioè vedere il prossimo episodio. Mi darei per questo episodio di Breath of Fire tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. E mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Breath of Fire. Bella!